Questa è la storia di Annalisa, una bambina povera che viveva nel mare. Non vicino al mare, sul mare, al mare, ma proprio dentro, in mezzo all'acqua. Tra pesci, balene, meduse, barche di pescatori e alghe. Annalisa indossava sempre dei pantaloni marroni con dei fulmini disegnati sopra. Si diceva in giro che Annalisa durante la notte entrava nei castelli a rapire le principesse, costringendole a darle il loro tesoro, tostandole in un tostapersone. Aiuto! Mi fai male, non mi sta male! Aiutateci! 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 Non voglio prendere il mio tesoro perché ci sono più di 100 miliardi di dobloni! Qualcun altro sosteneva che fosse il pesce rosso a travestirsi da Annalisa. Di quel pesce si parlava molto male. Un essere orribile e sanguinario. Si deve vergognare. Chi sarà mai stato? È stato il pesce. Condanniamo Annalisa per la giustizia! Ragazzi, quando si mangia? È una vergogna. Chi sarà mai stato a derubare le principesse? Chi aveva torto? Chi aveva ragione? Annalisa, il pesce, la gente, le principesse, il tostapersone. Il mare. Una medusa. Per fortuna, un giorno, arrivò un enorme meteorite che distrusse ogni cosa e risolse ogni dubbio. C'è chi dice che ora Annalisa viva in campagna in una mela gigante di proprietà di un bruco. Silenzio. Dai. Lo faccio io.